La notte dei Bissò è la manifestazione conclusiva dell'emozionante Palio di Niballo di Faenza, che si svolge ogni anno nella quarta domenica di giugno. Quest'anno, in via eccezionale, la notte dei Bissò verrà preceduta dalla notte Manfreda, una serata particolare per festeggiare la conclusione del settecentenario dei Manfredi. Dunque, quest'anno si raddoppia il 700 dei Manfredi, cosa succederà per la notte del Bissò? Sì, si raddoppia. Capita una coincidenza abbastanza favorevole, cioè il 4 e il 5 gennaio, sabato e domenica, e considerando insomma, che si tratta di giornate in cui le persone amano poi avere occasioni anche di intrattenimento, si è pensato alla vigilia di questo 5 gennaio che tradizionalmente chiude l'anno delle manifestazioni del Palio, alla vigilia, cioè la sera del 4 gennaio, organizzare una notte manfrediana. Nel 2013 è stato celebrato il 700° anniversario dall'insediamento della Signoria dei Manfredi, che ha retto questa città lasciandone grandi testimonianze, e durante tutto l'anno si sono succeduti una serie di avvenimenti, celebrazioni, conferenze, appuntamenti vari. Oggi i Rioni decidono di salutare, chiudendolo in bellezza l'anno manfrediano, con una nottata del 4 di gennaio in cui avremo la piazza parzialmente allestita come per la notte Bissò, avremo gli stand rionali, però naturalmente non sarà la notte Bissò che è rigorosamente programmata per la sera del 5, la sera del 4 avremo invece delle ambientazioni medievali, ci saranno spettacoli, combattimenti, danze in stile medievale, proiezioni sulla torre delle poste che ricordano appunto il Galeotus, che è un'opera di Lamberto Caffarelli dedicato proprio al Signore dei Manfredi, e in questo contesto i Rioni, che come si sa per la notte Bissò allestiscono degli stand gastronomici, serviranno dei piatti medievali. Poi il 5 invece la tradizionale notte Bissò. Quindi la tradizionale notte del Bissò con i tradizionali gotti che sono già in vendita presso i Rioni, giusto? Come tutti gli anni è una cosa rigorosamente prevista dal regolamento del Palio. A partire dal 1° dicembre è possibile acquistare il completo, cioè il servizio completo dei gotti presso le sedi rionali. Il servizio completo è rappresentato dai 5 gotti, uno per ogni rione, più un sesto gotto che rappresenta quello della signoria della città, quello municipale, e la brocca. Il decoro quest'anno è un decoro a pagoda, anche questo rigorosamente tratto dai decori tipici delle ceramiche fanchine conservate presso il Museo Internazionale delle Ceramiche, e questo servizio è acquistabile nella sua interezza già ora, mentre invece per poter acquistare il singolo gotto, questo si può fare solo la notte del 5 gennaio, quindi del 5, attenzione, e non del 4. La sera del 5 gennaio presso ogni rione sarà possibile acquistare il gotto, e chi ha acquistato il gotto per tutta la serata potrà farselo riempire di Bissò anche presso gli altri stand rionali. Ricordiamo invece per chi non è di Faenza ma venisse quella sera, oltre agli stand, oltre ai gotti, cosa succederà alla mezzanotte? Allora, alla mezzanotte, tradizionalmente della notte Bissò viene incendiato il grande Niballo, che si viene collocato alla sera al centro della piazza. Alle 18:30 arrivano i buoi che trascinano su un carro questo grandissimo Niballo, che viene stato vestito con i colori del rione che ha vinto il palio dell'anno, e alla mezzanotte il caporione del rione vincitore dà fuoco al Niballo, per cui abbiamo questo grandissimo rogo estremamente spettacolare, perché tutte le luci vengono spente e si illumina veramente col colore del fuoco tutta una piazza stracolma di persone che aspettano la fine di questo rogo, anche perché si dice tradizionalmente che la testa del Niballo cade al lato del rione che vincerà l'anno prossimo. Perfetto. Francesca Diletta per Faenza Web TV.